Um... E ciao ragazzi, e benvenuti in un nuovo video. Sono in laboratorio oggi per sperimentare. Sperimentare come al solito, come sa chi mi segue. Oggi, ragazzi, sperimentiamo con le celle di Pelter. Le celle di Pelter non sono altro che dei componenti elettronici molto, molto interessanti. Guarda, qui da un lato ho 33 dall'altro lato ho 6 gradi e mezzo circa. Comunque la temperatura scende e scende anche sotto i 0 gradi, più avanti nel video vedrai. Per fare cosa, ragazzi, per fare cosa, un bel condizionatore d'aria, un bel refrigeratore per la nostra estate costa poco, si assembla con quattro componenti e avrai aria fresca sempre. E allora, ragazzi, per spiegarvi e farvi capire come funziona questo impianto con celle di pelter andiamo intanto a mostrare come è fatta una cella una cella di pelter non è altro che un hanno una forma di quadrato solitamente o eh, per lo più rettangolare con un, due cavi cavi di alimentazione uno è polo positivo uno è polo negativo questa cella di Belter, vista lateralmente, comunque ti metto in sovraimpressione anche delle foto. Ok, così. Questa cella, ragazzi, ha una parte che, per esempio, è questa del freddo. Da questo lato fa freddo, da questo lato fa il caldo. Perfetto. Quando si vanno a installare sui supporti di alluminio, bisogna fare attenzione dal che lato vai a. Eh, appoggiarla perché il lato caldo deve sempre andare dal lato dell'alluminio eh, grande perché appunto deve dissipare tutto il calore. Per quanto riguarda il circuito di mh, funzionamento, ecco come utilizzarle. Come poterle utilizzare vi dico che disegniamo due celle. Ok, sono circa 50 watt cada una, e sono, come già detto, anche dimmerabili, perciò puoi andare a regolare più o meno la, la potenza. Ecco in ingresso, facciamo che questo sia il positivo e quello il negativo perfetto: positivo positivo e negativo. Dobbiamo andare ragazzi a intanto cablare in parallelo i positivi. Perfetto. E poi cabliamo in parallelo anche i negativi. Così facendo li alimentiamo con soli due cavi. E qui abbiamo positivo e qui abbiamo negativo. Perfetto. Ora cosa serve? Servono anche le ventole. Perfetto, ventola di dissipazione di quelle grandi, che in questo caso sono queste due. Queste devono aiutare a smaltire tutto il calore, cioè lui il calore che prende dal dissipatore lo butta fuori. Perciò calcoliamo due ventole, una e due, sono le ventole grandi di eh, dissipazione. Anche queste hanno due cavi. Perfetto, positivo, positivo e negativo, negativo. Anche queste connesse in parallelo. Ok, e poi per finire abbiamo le ventole di, eh, mh, di emissione dell'aria fredda. Che in questo caso sono questi, che sono connessi su un supporto di alluminio. Nallato freddo, freddo, perfetto. Altre due ventole, una e due, perfetto. Più o meno grandi ragazzi, eh? perché alla fine ciò che conta è che abbiano una buona portanza eh, a spingere aria, perché se no, se non spingono bene l'aria, non concludi nulla. Queste nell'esempio non spingono benissimo. Che sono piccolette ok perfetto e allora abbiamo positivi negativi come colleghiamo il tutto intanto ripeto funziona tutto a 12 volt perciò potresti andare a creare un impianto a bassa tensione 12 volt o eventualmente un impianto a 24 volt mettendo in serie e eh, le celle di pelter perfetto a questo punto cosa servirebbe ragazzi intanto prendiamo questo facciamo finta che è un alimentatore 12 volt polo positivo e polo negativo ok come cabliamo tutto così andiamo a prendere i positivi delle ventole e li mettiamo insieme, perché questi ragazzi devono girare sempre dal momento in cui dai alimentazione, loro devono essere sempre attive. Perfetto. Prendiamo da qui e andiamo sul positivo dell'alimentatore, sempre sempre attivate. Idem facciamo per queste altre ventole ventola 1 gruppo ventola 1 gruppo ventola 2 e andiamo a cablare anche questa diretto sull'alimentatore positivo negativo perciò dal momento in cui noi andiamo qua c'è 230 volt che trasformiamo in 12 volt o potrebbe anche essere una batteria una batteria a litio una batteria a piombo eccetera eccetera dal momento in cui noi diamo alimentazione le ventole le quattro ventole nel nostro caso devono partire immediatamente poi c'è il circuito delle, delle celle delle celle di pelter perciò come possiamo uh, andarle ad utilizzare potremmo connetterle anche direttamente cioè vado a mettere un altro cavo ok il il negativo lo metto direttamente Perfetto, il positivo non lo metto diretto, ma lo metto tramite un bel interruttore. Perfetto, interruttore che mi permetterà di accendere o spegnere. Ragazzi, questo interruttore può essere sia un interruttore fisico, cioè un tastino. Un, um, bassa tensione manuale o potrebbe anche essere un termostato termostato con una sonda che tu tramite un display programmi per esempio eh, deve scendere a una temperatura di 3 gradi Pro programmando lui che cosa fa da alimentazione alle celle di beltier fino a quando non giunge a 3 gradi quando giunge a 3 gradi farà il mantenimento, cioè ogni tanto l'interruttore interno, il relè, lo staccherà così da non alimentare più le celle. Però ragazzi, questo puoi e non puoi farlo perché mi sono accorto che da levando l'alimentazione alle celle a tempo pochi istanti le temperature variano. Per esempio ti può passare da 3 gradi anche a 10 gradi niente. Perciò deve essere diciamo, un controllo non tanto mm, analogico, cioè non un relè che apre e chiude una porta, un, un contatto, ma per lo più un controllo PVM. Che è un, un controllo elettronico? Che, per esempio, al posto di alimentarla a 12 volt te li alimenta 11 volte, così da andare a uh, scendere con i consumi e scendere, ovviamente, anche con la refrigerazione. Cosa puoi andare a realizzare con questo? Ragazzi, mm, pensavo che la potenza fosse molto più alta. Pensavo potessi andare a realizzare una sorta di refrigeratore per una stanza, certo una stanza non tanto grande, però così per come è fatto non va bene. Non va bene perché le ventoline sono piccole, non spingono aria a sufficienza, si dovrebbe andare a smontare tutto, montare ventole molto più grandi, più potenti come... Eh, come volume di aria spinta, e perciò questo va solo ed esclusivamente bene se vuoi andare a costruire per esempio un frigorifero portatile. Hai un box, vuoi refrigerarlo, vuoi abbassare la temperatura interna di questo box, monti questo così per com'è, questo lo lasci fuori, questo lo metti dentro, qua dentro tu avrai freddo. Freddo, davvero freddo, perché arriva anche a zero gradi. Se correttamente alimentato, arriva anche a 0 gradi misurati e testati. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Io ti ringrazio per la visione, eh, ringrazio anche il fornitore che mi ha inviato il campione. Boh, ne farò buon uso, forse sì, anche se il tempo è poco. Comunque, va bene. Iscriviti al canale, mi raccomando. Abbonati per vedere contenuti extra, contenuti riservati. Mi raccomando anche il canale Telegram, lo trovi sotto in descrizione. Iscriviti tutti i giorni grandi grandi offerte. Su Amazon trovi il manuale del monopattino. Trovi tutti i miei fascicoli tecnici. E se vuoi studiare la tecnologia delle batterie litio, io ti ricordo il corso Power Wall Maker e Battery Maker. Sempre tutto sotto in descrizione. Grazie per la visione. Ciao ragazzi, al prossimo video.